Sono Mauro Dattis, membro del Comitato delle Regioni, appartengo alla delegazione italiana. Il parere riguarda il nuovo pilastro europeo dei diritti sociali che ha proposto la Commissione europea. Al centro del dibattito l'Europa sociale, che alcuni contestano perché ritengono che le politiche sociali siano di esclusiva competenza dei governi nazionali e regionali. Altri invece la ritengono come un valido strumento per risolvere i problemi degli europei. La dimensione sociale europea è al centro di questo dibattito e la riflessione sulla dimensione sociale europea è al centro del dibattito del Comitato delle Regioni. I governi regionali e i governi locali sono molto interessati a questo parere. Ci sono troppe differenze in Europa tra gli Stati membri e addirittura tra regioni dello stesso Stato. Si passa da una disoccupazione che nella Repubblica Ceca è al 5% ad una disoccupazione che in Grecia è al 23%. Il dato sulla disoccupazione giovanile poi è drammatico. In Italia, Spagna e Grecia siamo a oltre il 40%. E per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, i giovani adulti di oggi, pur essendo la generazione più istruita, rischiano di essere in condizioni peggiori dei loro genitori. La popolazione in Europa ormai ha una speranza di vita maggiore. L'aumento della vita media con la diminuzione del tasso di fertilità ci dice che l'Europa presto sarà il continente più vecchio. In Puglia, la mia regione, in Italia, la spesa sanitaria occupa l'80% del bilancio della regione intera. Significa che con l'invecchiamento della popolazione, questa spesa sanitaria, la spesa assistenziale, la spesa per le politiche abitative e della mobilità, in particolare per gli anziani, tenderà ad aumentare e occorre già da subito intervenire in Europa e nelle regioni e nei territori in genere europei per soddisfare queste nuove esigenze. Pensate che un anziano su 6 europei vive in condizioni di povertà. Basta già solo questo per affermare che bisogna intervenire immediatamente.